Quando si dice che quando una squadra gioca bene bisogna imitarla, quindi il Napoli Calcio ha giocato benissimo, si è fatto dare 14 milioni di euro dalla Regione Abruzzo, l'ASP 1 ha debiti per 12 milioni di euro, le lavoratrici sono senza stipendio, quindi abbiamo pensato imitiamo il Napoli Calcio, indossiamo le proprie divise e così magari può essere che qualcosina si sblocca. Ora, scherzi a parte, la nostra è una provocazione serissima perché noi pensiamo che nel 2022 la nostra regione non può dare 14 milioni di euro al Napoli Calcio e lasciare lavoratrici e lavoratori senza stipendio, perché di fatto l'incuria e quindi la presa in giro per i fondelli della Regione Abruzzo che ci ha fatto a dicembre del 2021 sta continuando a provocare questo, sta continuando a provocare che persone rimangono senza stipendio, 5, molte di loro sono 5 stipendi indietro. E allora no, noi ci dobbiamo sentire tutti i telegiornali la mattina che con lo stipendio non si riesce ad arrivare a fine mese. Pensate voi, con 5 stipendi indietro, se si può continuare ad andare avanti. E tutto questo nell'indifferenza di chi doveva trovare soluzioni e ad oggi non ne ha trovata una. Quindi noi chiediamo conto, il piano di risanamento, quali sono le prospettive per questa ASP, qual è l'emergenza, perché ripeto, i fondi della Regione Abruzzo dovevano sanare un'emergenza. E tutto questo perché ci preoccupiamo di una struttura pubblica, partendo da una cosa, la certezza dello stipendio, punto. Tutto il resto poi lo discutiamo, lo valutiamo, siamo disponibili a venire H24 dove vogliono, dopodiché però gli stipendi devono essere pagati. Quindi o si parte da lì o se no non c'è discussione alcuna, non intendiamo né discutere né fare più nessun tavolo fin quando non si pagano gli stipendi. Legittimamente la regione ha fatto una scelta di promozione turistica e elargisce ogni anno 1.200.000 euro per 6 anni, addirittura rinnovabili per altri 6 anni. Però qui è un anno che invece la regione, per un servizio che deve dare, che dà delle persone che ne hanno bisogno, promette 3 milioni che servirebbero solo per, diciamo, compensare l'emergenza immediata, ed è un anno che questi 3 milioni rimangono sulle labbra degli assessori regionali che le pronunciano queste frasi. Sì, stanno scritte in una delibera, ma non sono mai arrivate qui, come non è ancora arrivata e non è ancora pronta la revisione delle tariffe che servirebbe a poter dare un futuro a questa struttura. È una protesta che va avanti da mesi e che però non ha avuto passi in avanti, sostanzialmente. No, noi abbiamo avuto tavoli, inizialmente eravamo anche fiduciosi, però il problema è che a ogni tavolo ci trovavamo con la stessa promessa, gli stessi dati senza nessun tipo di fatto vero, e i lavoratori non possono più attendere e gli ospiti di queste strutture non possono più attendere i tempi della regione, perché così si va in crisi completamente. Ci sono delle famiglie in attesa da diversi mesi. Sì, ci sono i servizi di ristorazione che purtroppo per vari motivi addirittura sono in arretrato di 4-5 mensilità. Questo non è possibile già diciamo, in una vita normale, pensando a quello che sta per accadere in questo inverno, con quello che succederà con la crisi economica e il costo dell'energia, qui veramente può implodere tutto. Perciò bisogna che chi di dovere faccia immediatamente le scelte e le cali sul territorio, che non rimangono all'Aquila o a Pescara negli uffici regionali.